Amiche ed amici appassionati di calcio, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Calcio d'Estate. Ci siamo presi una settimana così di pausa anche per attendere un po' l'evoluzione degli eventi e di cose ne sono successe. Vado a presentare quelli che sono ormai gli ospiti fissi, anzi la famiglia, possiamo dire così, di Calcio d'Estate. Partendo un po' dal bimbo Monello, anche perché lo vedo sempre bello abbronzato, evidentemente si sta godendo le sue vacanze. Saluto e abbraccio mister Italo Miraglia. Ciao Italo, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. E sono abbronzato perché il mio lavoro non ha una sede fissa, quindi il sole batte sulla testa, il che mi consente di avere questo colorito, perché se guardate sotto la maglietta sono bianco della maglietta, sì. L'abbronzatura, esatto. Da muratore, ma il sole bacia i belli, ricordati. Come sempre, a dare un tocco di eleganza, oltre di grandissima competenza in ambito calcistico, ritrovo con piacere Maria Assunta Scelsi. Ciao Maria Assunta, ben trovata. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito. Io, lo sapete, qui vengo volentieri, siete i miei, no, figli non può essere, però fratelli minori. Fratellini minori. Lo vedo collegato, quindi lo faccio entrare subito nel nostro studio virtuale, il responsabile delle pagine sportive del quotidiano L'Attacco, Pino Autunno. Ciao Pino, ben trovato, buon pomeriggio. Ben trovato. Non vi siete ancora stancati, vedo. No, mai, non ci stanchiamo mai. Continuate imperterriti a rimanere sul pezzo. E oggi, pensa Pino, oggi saremo rivoluzionari, parleremo anche di calcio giocato. Pensa addirittura. Addirittura. Sì. Al 2 di agosto parleremo anche di calcio giocato. Oggi proveremo a fare un po' i rivoluzionari, come spesso capita da noi qui all'Attacco. La scuola è quella giusta. Allora, metto come sempre un po' di carne a cuocere, faccio il mio sommario di puntata, così per capire un po' quali sono i macro argomenti di cui parleremo. Oggi abbiamo giocato un po' con le parole, abbiamo evidenziato quelli che sono i temi caldi, partendo naturalmente anche perché in corso di svolgimento l'udienza al TAR del Lazio, però come sempre in ritardo. Abbiamo evidenziato la dicitura TAR. Adesso entreremo, sarà il primo argomento che andremo a toccare, perché occorrerà anche fare un po' di chiarezza sotto questo punto di vista. L'altra notizia che c'è stata in queste due settimane è che finalmente il Foggia, ultima squadra in tutti i campionati professionistici, ha ufficializzato la guida tecnica. Anche qui gioco di parole tra incudine e martello, perché Cudini si è messo in una situazione abbastanza delicata, visto che l'ambiente è quanto mai diciamo così in fibrillazione, potremmo dire una polveriera, ma teniamo i toni bassi. E poi c'è il mercato. Abbiamo intitolato Belviso a cattivo gioco, potevamo anche mettere il verbo al posto della A, Belviso a cattivo gioco, perché abbiamo scandagliato un po' le nostre fonti vedendo quelle che sono state le trattative, i nomi di mercato accostati al Foggia, e le notizie non rincuorano di certo. Parto dal TAR, così da
chiedere subito quella che è la vostra opinione. Alle 15 è partita l'udienza, facciamo chiarezza, oggi si discuterà quella che su quelli che sono i due ricorsi di Lecco e Regina in merito alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI di non concedere la licenza di iscrizione al campionato in Serie B. In settimana c'è stata anche la determina della data dell'udienza del TAR del Foggia, che sarà il 26 settembre. Attenzione, perché come annunciato ieri dall'avvocato che seguirà il Foggia in questa causa amministrativa, il Foggia, parte interessata in quest'udienza, chiederà l'accorpamento di date per così discutere tutti insieme quelli che sono poi le decisioni che daranno il via poi alla stagione effettiva di Serie B. Balata in settimana ha confermato come è intenzione della Lega partire puntualmente il 19 agosto, così come da calendario, e poi recuperare le partite eventualmente non disputate in corso d'opera. Fa specie, e lascio la parola innanzitutto naturalmente a Pino per avere una sua disamina di quelli che sono stati le ultime due settimane rossonera. Pino, fa abbastanza specie ed è un unicum, almeno in da quella che è la mia breve esperienza nel mondo del calcio, vedere come le altre 18 squadre di Serie B si siano schierate apertamente a favore di una squadra che, dati alla mano, non ha rispettato le regole, perché il Lecco non ha rispettato le regole, ma oggi le altre 18 squadre di Serie B saranno dalla parte del Lecco in quella che è l'udienza al TAR. Partendo da questo spunto che ti do, cosa ci hanno detto queste ultime due settimane? No, in chiave Foggia poco nulla, perché direi poi, insomma, alla fine non è successo granché in casa rossonera, se non finalmente si è data una parvenza di programmazione con la partenza per il ritiro. Sarà il ritiro più breve della storia rossonera, 11 giorni che tra l'altro saranno intervallati anche dall'impegno di Coppa di sabato pomeriggio delle 18 a Vibo Valentia con il Catanzaro. Ma il Foggia era e rimane soltanto un abbozzo, insomma, perché dei 20 convocati per il ritiro di Assisi, insomma, soltanto 10, se non sbaglio 11, sono over e fanno parte della vecchia intelaiatura. Gli altri o sono giovani della primavera o comunque under in prova. Come sempre c'è di mezzo questo discorso del ricorso, che finisce con il dilatare i tempi anche nell'ipotesi di una progettualità che però mi sembra da queste parti stenti a decollare. Direi che oggi può essere una giornata campale, nel momento in cui dovesse arrivare un segnale importante per il Foggia con l'eventuale mancata ammissione dell'Ecco in B, allora a quel punto, ecco, si potrebbero cominciare a fare altri ragionamenti. Dicevi tu, però, c'è l'incognita del sistema più in generale, di quelli che sono poi gli orientamenti del palazzo, perché questa levata di scudi di tutte le formazioni di B, insomma, mi sembra che diano anche un indirizzo piuttosto chiaro su quelle che sono le volontà. Però c'è un organismo amministrativo che è chiamato a pronunciarsi, le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo, quindi aspettiamo, vediamo poi più nello specifico quello che succede. Maria Assunta, tu che idea ti sei fatta? Vado ad integrare, ci sarà un ulteriore grado di giudizio, perché il 29 di agosto è previsto il Consiglio di Stato, che sarà l'ultimo grado di giudizio. Vado ancora più nello specifico: come valuti quello che è l'operato del presidente della Lega di B, o quantomeno l'atteggiamento del presidente della Lega di B, che ha detto: a me interessa poco, io il 19 agosto o di riff o di raffa il campionato lo faccio partire. Un po' una forzatura da un certo punto di vista, no? Beh, non, Tullio, non mi sorprende, anche perché noi alle X e alle Y siamo abituati, cioè le abbiamo già viste, forse non in B, le abbiamo viste in C,
però tutto sommato è la soluzione, sarebbe dal suo punto di vista la soluzione più logica, perché poi un paio di gare si possono comunque recuperare il mercoledì, entro il mese di settembre, di inizi di ottobre tu avrai rimesso comunque le cose in sesto. Ora, che sia il Lecco, che sia il Brescia, che sia la Regina, che sia il Perugia, a lui poco importa, deve far funzionare la macchina e la macchina andrà avanti così. Lì è una questione, secondo me, organizzativa. Non mi fa specie nemmeno l'atteggiamento delle altre squadre di B, perché obiettivamente, se io potessi scegliere un campionato a 20 piuttosto che a 21, sceglierei comunque un campionato a 20. E se io potessi scegliere 20 squadre, se io potessi scegliere tra un Brescia che si rimette in sesto e può dire la sua anche in alto, io sceglierei, e il Lecco, che è comunque una neopromossa, che probabilmente farà la comparsa in Serie B per poi scendere al livello che le compete come società, e a quel punto obiettivamente io sceglierei l'Ecco. Quindi non mi sembra un atteggiamento anche qui, e come al solito è tutto molto, molto calcolato, è difficile che si valutino poi i principi. E anche se oggi il l'Ecco non ce la dovesse fare, rimane sempre quell'articolo 49 delle norme organizzative interne della FIGC che non favorirebbe il Foggia, e quindi io resto dell'idea che il Foggia farà il suo campionato di Serie C, ho detto prima ci rassegniamo e meglio è, e poi vedremo, e sarà per me un campionato di transizione, perché non sarà un campionato di vertice. La speranza, visto quello che è accaduto, è quello di mantenere la categoria, che sia con Canonico, che sia con chi potrebbe arrivare al posto di Canonico, perché io ci credo ancora, perché secondo me Canonico sta facendo tutto per stabilire il prezzo di vendita del Foggia. Le intenzioni di andar via da parte del presidente, secondo me, sono abbastanza chiare. Non credo che farà fallire il Foggia, se non altro perché non gli conviene, e quindi una volta terminati i ricorsi si stabilirà il prezzo di vendita e poi faremo un campionato di transizione. Magari il nuovo ciclo noi lo inizieremo a partire dall'anno prossimo. Questo è quello che penso. Poi chiederò a Pino se magari ha qualche novità in ambito societario, se le è arrivata qualche soffiata sotto questo punto di vista. Provo a chiedere a Italo, perché Pino ci ha stuzzicato dicendo siete non mollate, siete ancora sul pezzo, anche perché da uomo di campo quale sei, il rischio è davvero questo, in questa lunga estate rossonera, rimanere aggrappati al gioco del calcio, alla bellezza del gioco del calcio, dopo tutto quello che sta succedendo sia in ambito federale, ripeto, mai si è visto schierare le squadre di un campionato a favore di una squadra che non rispetta le regole. Questo solo ed esclusivamente perché la torta deve essere divisa per 20 e non per 21, quella è la cosa importante. Il dio denaro ormai comanda su tutto, e anche per le vicende in casa Foggia, perché ormai non riusciamo a vedere oltre la punta del nostro naso, veramente in termini temporali. C'è il rischio un po' di disinnamoramento sotto questo punto di vista. Beh, Tullio, obiettivamente sì, il rischio è quello. Infatti Pino, era una domanda provocatoria ma ha centrato, perché noi ci ritroviamo qui oggi e purtroppo questa è una cosa che stiamo vivendo da un mese e mezzo ormai. Ci ritroviamo qui a sperare di parlare di qualcosa di molto interessante, di campo, no? Di programmazione, di allenatore che è, di mercato. Invece ci troviamo qui ad affrontare poi sempre gli stessi discorsi. E questa è una cosa che un po' purtroppo ti porta lì a dire, ora mi collego alla provocazione di Pino, mollo o non mollo. Ovviamente noi non molliamo, siamo qui e cerchiamo di trovare quei piccoli input che ci arrivano dalle notizie per cercare di poi di raccogliere qualcosa di interessante. Obiettivamente il discorso di tutte le società di B è logico, Tullio.
cioè loro fanno i loro interessi, e altrimenti cioè, mi sarebbe stato strano se avessero preso le parti di una squadra di Lega Pro che sta cercando di essere ripescato un po' come il Foggia. Invece mi sembra logico che loro prendano le parti delle squadre di B, anche se sono andate oltre le regole, perché comunque in un qualunque momento si potrebbero trovare nella stessa situazione dell'Ecco, del Brescia, del Perugia, certo. E quindi veder favorita poi una squadra che è arrivata in finale rispetto a loro, ecco perché prendono le parti dell'Ecco. Quindi vedremo quali, saranno le decisioni, perché sarà importante soprattutto vedere le tempistiche. Ripeto, il Foggia, come dichiarato dall'avvocato Sgobba, che segue le sorti della causa del club rossonero, in prima istanza oggi chiederà l'accorpamento di date delle varie udienze, così da non avere problemi, perché il Foggia altrimenti chiederà lo slittamento dell'inizio del campionato. Ma sappiamo che abbiamo detto prima, che Balata è fermo, è intenzionato a far partire il campionato il 19 agosto. Questo naturalmente a suo rischio e pericolo, perché qualora succedesse un improbabile, noi lo stiamo dicendo dai primi di giugno, un improbabile miracolo, è a suo rischio e pericolo. Vi faccio vedere quelli che sono stati convocati del ritiro rossonero, poi vi do un po' di notizie, perché abbiamo sguinzagliato un po' le nostre fonti, e vi dico qual è la situazione in chiave mercato del Foggia, abbastanza deprimente, vi anticipo questo. Allora, questi sono stati i convocati, gli over convocati per il ritiro che si sta svolgendo tra Assisi e Bastia Umbra. Dalmasso l'unico portiere, Papa, Zobrizzo e Garattoni in difesa, a centrocampo Schenetti, Di Noia. Abbiamo messo Agnelli perché ha fatto quantomeno la convocazione, è stato in panchina durante la gestione di Delio Rossi, e Marino, che dovrebbe essere classe 2001 primavera della Lazio, il primo acquisto della nuova stagione 23-24 del Foggia. Gli attaccanti Vitali e Tonin, di rientro dal Monterosi, che non ha esercitato il diritto di riscatto dei due ragazzi, e poi Beretta, Peralta e il giovane Capogna. A questi si aggiungono una serie di under, direi super under, in prova. E poi vi do qualche notizia di mercato un po' sui nomi che sono stati accostati al Foggia negli ultimi giorni. Il primo, Santaniello, calciatore che ricorderete 2 anni fa fece una prestazione super allo Zaccheria con la maglia dell'Avellino, che è molto vicino alla Casertana, quindi la trattativa è a buon punto, si aspetta a momenti la firma del calciatore. Tra l'altro, Casertana che è piombata forte su 3 del Foggia, Rizzo che è ancora in pianta stabile in rosa, e poi su Vacca e Ogier, che insieme a Nobile e Vutai non è stato convocato. Capitolo a parte, questo lo chiederò a Maria Assunta su Frigerio, perché anche la comunicazione è stata lasciata un po' allo sbaraglio in questo momento. Continuiamo sui nomi. Fella ieri ha firmato con il Latina, quindi era stato accostato nelle ultime ore al Foggia, da ieri è ufficialmente un calciatore del Latina. Capitolo Ternana, alcuni calciatori in forza alle fere erano stati accostati ai rossoneri. Dalla Ternana nelle prossime ore non si muoverà nessuno, perché Lucarelli ha problemi numerici in rosa, quindi nessuno nelle prossime ore si muoverà dalla Ternana. Capitolo Colai, abbiamo sentito il suo procuratore, Colai è vicinissimo al Cesena, si aspetta solo che Cesena ceda Spendi al Pisa. Due nomi che vi fanno capire un po' la situazione, e poi lascio la parola a Pino anche per commentare un po' questo necrologio che sto elencando io di nomi che hanno rifiutato il Foggia. Il Foggia ha trattato Russini, calciatore che nell'ultima stagione al Padova, 2 anni fa al Catania, esterno d'attacco, molto molto importante, l'ha confermato Mirabelli del Padova, ma Russini sceglierà Pescara, e questo è, credo, caro Italo, che riassuma al meglio tutta la situazione. No. Classe 2003, Isaias del Pupo, trequartista argentino del Cagliari, trattato dal Foggia, ha preferito andare a giocare al Pontedera. Quindi questa è la situazione del mercato rossonero in questo
Momento, Pino, vado tanto lontano se dico che la rosa del Foggia della prossima stagione, se questi sono i presupposti, verrà formata solo da ragazzini o over in cerca di rilancio, ma calciatori di spessore credo ne vedremo molto pochi. Ma io questo non lo so, perché ti ripeto, tutto in questo momento è in stand by per via del ricorso che, stando a quelle che sono le informazioni in mio possesso, lascia ancora piuttosto ottimisti i vertici del calcio Foggia 1920. Verificheremo poi puntualmente se questo ottimismo aveva o meno motivo di essere. Quello che dice in questo momento la realtà è assolutamente, come dire, preoccupante. Il Foggia oggi sarebbe una squadra, se si presentasse così ai nastri di partenza, destinata a lottare per evitare la retrocessione. È un organico che va puntellato in ogni ruolo, in ogni reparto. Troppe le incognite che in questo momento circondano la formazione rossonera, però i conti poi bene o male si fanno alla fine. C'è ancora un mese di mercato davanti, i giocatori ce ne sono forse anche troppi, bisogna avere, come dire, la voglia, la volontà, soprattutto le conoscenze per individuarli e per inserirli in un meccanismo di gioco che credo debba essere il 4-3-3 per quel che riguarda il neo allenatore rossonero Mirko Cudini. Oggi c'è da essere molto scettici, evidentemente, no? Leggendo quella che è la situazione attuale, però i conti, ripeto, bisogna comunque farli alla fine, i consuntivi bisogna tracciarli a bocce ferme. Adesso è prematuro, anche se siamo in gravissimo ritardo, gli altri sono nettamente avanti a noi, ci aspetta un appuntamento di Coppa di sabato prossimo che non so oggettivamente in che condizioni saremo in grado di affrontarla. In questo frangente rischiamo solo e soltanto brutte figure, questo mi sembra inevitabile. Proveremo a collegarci con il collega Francesco Panza di uscatanzaro.net, ma lui già ci ha dato qualche dritta, vi do la prima: Iemmello non sarà della gara perché ha subito un infortunio alla caviglia, quindi uno degli ex di turno non sarà della gara. Aspettiamo, sperando che Francesco nel suo giro di lavoro riesca a collegarsi con noi per darci le ultime da casa Catanzaro, vi posso assicurare che l'11 che schiererà Vivarini sarà di livello. Abbiamo detto con Maria Assunta, voglio toccare, e tra l'altro poi ci sarà sempre Fabio Trallo, Pino, sto aspettando che si colleghi per... Lui arriva, io vi saluto ovviamente. Va bene. Facciamo lo switch immediato tra te e Fabio. Certo, certo. Volevo toccare un punto importante, andiamo un po' in punta di fioretto con Maria Assunta, parlando di comunicazione, perché anche quello è un settore che sembra un po' lasciato in questo momento allo sbando. Due esempi su tutti: il DS Belviso che si presenta in sala stampa dicendo preferiamo non annunciare nessun giocatore prima del tecnico, passa una settimana e nessun giocatore viene annunciato, e poi la gestione del caso Frigerio, non convocato in ritiro, si lascia passare la notizia che sia stato dato un permesso per data la nascita del suo primogenito, ieri Cudini in un'intervista dichiara non è stato convocato perché ha problemi fisici. Allora, mettiamoci d'accordo, visto che già la comunicazione è al minimo storico ormai da due mesi, qual è la verità? Non c'è perché deve nascere il figlio, o non c'è perché ha problemi fisici? Allora, anche questo, no, Maria Assunta, segno del lassismo che un po' sta regnando in questo momento in casa rossonera. Poi con Italo parliamo di campo. Guarda, io non me la prenderei con Greco, si chiama Greco, che ha sostituito Miulli, ragazzo che sta lì. No, credo che sia ad interim. Credo va bene, però insomma... Sta facendo il possibile.
Quello è l'ultimo dei nostri, esatto, sta facendo il possibile, quello è l'ultimo dei nostri problemi. Anche io ieri, sentendo l'intervista che ha fatto a Cudini, ad un certo punto, poi vi riporto proprio le parole perché me le sono segnate. Allora sì, mi ha impressionato sentir dire, ma impressionato, sentir dire Cudini, Frigerio ha problemi fisici. Beh, io tra le due credo più a Cudini, perché sai, quelle frasi dette così anche inconsapevolmente, cioè perché dover dire una bugia non aveva senso, no? Quindi probabilmente Frigerio ha presentato quel certificato. Fino alla settimana scorsa si diceva che Frigerio sarebbe andato via. Non mi aspetterei un comportamento diverso da quello che ha avuto Curcio. Poi Curcio gli è stato detto di tutto di più, ma quando tu vieni invitato caldamente ad uscire, o messo nelle condizioni di uscire, diciamo così, messo nelle condizioni di uscire, è chiaro che usi tutti gli strumenti che hai a disposizione per farlo. Ora, la rosa, io vedo, portiere ne abbiamo uno solo dal masso, facciamo un'analisi, è presumibile che rimanga. Papa Zoff potrebbe rimanere, Rizzo e Garattoni, ma secondo voi non sono i prossimi che potrebbero uscire? Perché dovrebbero rimanere? Di Noia diciamo che potrebbe rimanere, Schenetti sì, Peralta, boh, punto interrogativo, potrebbe lasciare il Foggia, Beretta non si sa, è messo male a livello fisico, quindi potrebbe restare. Cioè, e comunque tra questi che sono rimasti, anche degli over, alcuni potrebbero decidere di lasciare il Foggia o comunque essere messi nelle condizioni di lasciare il Foggia, perché questi andranno sicuramente a chiedere, alcuni sono in scadenza nel 24, a fine 24, andranno a chiedere un adeguamento del contratto. E vi ricordate Belviso, che cosa ha detto Belviso Melillo durante la conferenza? Ha detto che qualora i giocatori dovessero chiedere di uscire, di andare, loro non si opporrebbero. Cioè, quindi prepariamoci ad ulteriori uscite da parte dei calciatori del Foggia e soprattutto di quelli bravi. Ritorno un attimo sulle affermazioni di Cudini. Ad un certo punto, ragazzo, all'addetto stampa, lui ha detto: intanto ci prepariamo, perché proprio me le sono segnate, per la partita di Coppa, senza perdere di vista il nostro obiettivo alla lunga. Cioè, fossi stata io lì, gli avrei chiesto: ma qual è il nostro obiettivo alla lunga? Lei lo sa? E se lo sa, me lo dice, perché io non l'ho capito. Cioè, c'è tutta una piazza che non sa qual è l'obiettivo del Foggia, né nel breve termine e né alla lunga, come ha detto Cudini. Poi ha parlato anche di comunione di intenti, di scelte condivise. Per carità, poi parleremo anche del profilo Cudini a livello umano, oltre che tecnico. Però, insomma, ritornando alla tua domanda iniziale, ci sarebbe tanto da discutere, ma fare le pulci su tutto rischiamo anche di diventare antipatici, e questo noi non lo vogliamo. Cioè, proviamo a parlare di calcio, ci sono tanti dubbi, ma i conti si fanno alla fine, i conti si faranno già a settembre, non certo aspetteremo giugno per fare i conti. Certo, poi ci sarà una lunga parte dedicata a Mister Cudini perché Mister Italo ha preparato un po' di slide per capire anche un po' il suo modo di intendere il calcio. Vedremo un po' la carriera che ha contraddistinto negli ultimi anni Mister Cudini e poi vedremo anche le altre squadre come si è stato muovendo. Io devo liberare Pino, chiedo l'ultimo suo parere sull'ultimo macro tema che abbiamo lanciato. Come fotografi la scelta di Cudini in panchina? Cioè, era l'unico che avrebbe potuto accettare una situazione del genere, o è stato scelto secondo te per determinate caratteristiche? Come la fotografi? Ma la fotografo come dire una soluzione che magari non rispecchia completamente quello che poteva essere il pensiero iniziale del club, perché sappiamo insomma che in partenza sono stati contattati altri nomi e altri profili. Vorrei fare due nomi su tutti, quello di Michele Pazienza che fosse forse in assoluto
è stato il primo tecnico col quale ha interloquito la società attraverso il direttore generale Milillo. Immagino però che di fronte a richieste normali, insomma, che avrà avanzato pazienza, il club abbia alzato le mani e preferito virare su altri allenatori, così come, insomma, e qui direi che il club sicuramente non ha fatto una bella figura, si era provato anche a contattare Silvio Baldini, che nella cerchia dei nomi venuti fuori era sicuramente il profilo che intrigava di più, anche perché fosse arrivato lui, evidentemente bisognava alzare anche l'asticella dell'ambizione. Ma mi risulta che per ben due volte, dopo aver, come dire, messo in cantiere anche altrettanti appuntamenti, il club li abbia disattesi, e questo sicuramente non è un bel segnale per il calcio Foggia 1920. C'era in ballo Raffaele, ma anche con lui poi non si è trovata la quadra del cerchio. Alla fine arriva Mirko Cudini, che un allievo ed un seguace di Delio Rossi, l'ultimo allenatore che si è accomodato sulla panchina del Foggia e con il quale ha vinto anche un campionato di C con la Salernitana dei Miracoli. Cudini lo abbiamo visto all'opera prima con il Campobasso e poi con la Fidelis Andria. Col Campobasso ha fatto intravedere cose interessanti, anche se poi qui allo Zaccheria ha perso di goleada. Il suo 4-3-3 non è da disprezzare, anche se mi sembra che sul piano difensivo vada riveduto e corretto. È una scommessa per il Foggia, perché arriva in una piazza blasonata che ovviamente è abituata a vincere, soprattutto in Serie C. Mi sento di fare un grande in bocca al lupo all'allenatore marchigiano, perché davvero ne ha bisogno in un momento molto delicato della storia del Foggia, in un frangente in cui oggettivamente sono tante, troppe le variabili da tenere in considerazione. Pino è stato puntualissimo, perché non voleva perdere l'opportunità di salutarti. Faccio entrare nel nostro studio Fabio Trallo. Mi avevi chiesto lo switch immediato e lui è arrivato puntuale, perché non potevamo non avere il vostro incontro all'interno di Calcio d'Estate. Ciao Fabio, ben trovato. Sono commosso, direi. Ciao a tutti, ciao Pino. Ciao. Devi dargli un compito, Pino, in diretta. Un compito. Come? In diretta. Devi dargli un compito in diretta. Oh, già gliel'ho dato stamattina. Già per tempo. Lui sa già quello che deve fare. Sa già. Esatto. Si è portato avanti con i tempi per evitare di dare commissioni. Assolutamente sì, assolutamente sì. Prima di salutarvi, una domanda: ma ci rivediamo ancora o no? Certo, noi andremo avanti tutto agosto. Va bene. Il prossimo collegamento lo farò da sotto l'ombrellone, già ve l'anticipo. Magari, certo, magari così attiriamo anche l'attenzione del pubblico femminile e delle tue fan. Ciao Pino, grazie, come adesso sempre. Mi avete fatto arrossire anche troppo, vi ringrazio, buon proseguimento. Ciao, Pino, un abbraccio, buon lavoro, ciao a tutti, ciao, Pino. Alla prossima, grazie, ciao. Allora Fabio, ti vedo rilassato e sorridente, cosa che qui da queste parti non ci possiamo permettere in questo momento. Prima di darti la parola e di fare il solito punto in casa Cerignola, poi ci sarà lunga appendice perché dobbiamo scoprire il calcio di mister Cudini, e poi ci sarà mister Italo che ce lo farà scoprire. Vi do un po' di ufficialità delle altre squadre, perché in queste due settimane ce ne sono state tante. Ovviamente ci soffermiamo su quelle più interessanti, i nomi più altisonanti, partendo da Meccariello, difensore di esperienza, di grandissima esperienza, che passa
dalla spalla al Benevento. Avevamo anticipato Di Fella che passa in prestito dal Palermo al Latina. Molto interessante il mercato del Sorrento, un mix tra giovani e calciatori di esperienza. L'avevamo detto, no, Fabio Blondet, proprio andato a Sorrento. Sorrento che acquista il centravanti della primavera della Fiorentina, Capasso. Molto interessante il mercato del Monterosi, perché in questi ultimi giorni acquista Crescenzi, svincolato dal Pescara, terzino sinistro, ricorderete, con presenza anche in A nella nazionale Under 21, acquista dalla Juve Stabia il difensore centrale Cinaglia e il centravanti Vano dal Perugia. L'ex Foggia Sciacca sta per firmare con la Casertana, che è prima in graduatoria per i ripescaggi, quindi non dovrebbe avere particolari problemi al disputare il prossimo campionato di Lega Pro. Attenzione, tolgo la grafica per questo, il ripescaggio della Casertana potrebbe portare la Casertana stessa nel girone C, mentre il Pescara avrebbe lo switch nel girone B, il che sarebbe comunque una buona notizia, perché una big passerebbe in altro girone. Torniamo sulla grafica. Scacca Barozzi, firma per la Turris, centrocampista di qualità, così come centrocampista di qualità è Calvano, ultima stagione alla Pro Vercelli, che firma per il Taranto. Ho preso come acquisto Petrucci, e questo poi lo chiederò a Italo, quindi Italo tieni questo promemoria. Petrucci, centrocampista classe 91, scuola Roma, con un'esperienza anche nel settore giovanile del Manchester United, un autentico giramondo, perché l'ultima squadra la vedete è l'Hapoel Be'er Sheva in Israele, ma ha giocato in Irlanda, ha giocato nella Serie B inglese, quindi comunque un profilo di esperienza per una neopromossa come il Brindisi. E poi la curiosità, Kragl, che ha firmato in Serie D con il Trapani dopo aver rescisso il suo contratto con il Messina. Lascio la parola a Fabio, se ci vuoi dare qualche ufficialità anche sul Cerignola e come sta andando il ritiro della squadra di Mister Tisci. Beh, ufficialità al momento non ce ne sono. Il mercato del Cerignola è un mercato che sta attraversando una fase di stand-by, in un certo senso, con il direttore Elio Di Toro, che sembra essere maggiormente concentrato alle uscite, anche per ridurre il numero dei giocatori in rosa e anche il monte ingaggi. I principali indiziati restano quelli ormai già noti, come Neglia, Saracco e Gonnelli e lo stesso Bianco, ex Bari. Ci sono, e c'è da registrare l'interesse, proprio lo dicevi già tu, della Casertana, che è una squadra che potrebbe essere ripescata in Serie C, proprio su sia per Saracco che per Neglia. Ricordiamo che la Casertana ha anche come direttore sportivo Alessandro Degli Esposti, che è l'ex DS dell'Audace Cerignola poco prima, proprio prima di Elio Di Toro. Con Degli Esposti il Cerignola ha vinto quel famoso playoff contro il Taranto in Serie D, poi la Serie C ci fu negata per altre ragioni, e quindi Cerignola è concentrato maggiormente adesso su queste uscite, cercare anche di piazzare Saracco e Gonnelli innanzitutto, Neglia, piuttosto che sulle entrate, anche se anche sulle entrate sicuramente Elio Di Toro ci sta lavorando. È cominciato da lunedì la seconda parte del ritiro a Palena, sede che ormai è un abitué per il Cerignola, in Abruzzo al fresco. So di una squadra che sta lavorando tanto mattina e pomeriggio anche per cercare di familiarizzare al massimo con le nuove idee di mister Ivan Tisci, e domani ci sarà anche la seconda amichevole di questo ritiro contro una squadra d'eccellenza abruzzese, lo Spoltore, e poi ci sarà anche lunedì 7 la terza amichevole, prima poi di chiudere questo ritiro il 12 agosto con un'amichevole sicuramente un po' più probante a Termoli, contro il Termoli, che è una squadra di Serie D. Di Serie D. Sì, Fabio, prima di lasciarti, è partita anche la campagna abbonamenti, il presidente Greco continua con la sua linea di prezzi popolari, proprio per attirare tutta la comunità di Cerignola attorno a una squadra che comunque sta vivendo un momento storico, un momento magico della propria storia calcistica. E continuiamo a ribadirlo, io e Italo l'abbiamo detto anche nel corso della stagione di Parola al Mister, sta gettando le basi affinché
sia un'avventura che possa proseguire nel tempo. Ecco, la città come ha risposto al lancio della campagna abbonamenti? I numeri al momento non li so, però so che la gente si sta ovviamente abbonando forte anche di questi prezzi, come hai detto bene tu, popolari, anche addirittura ridotti rispetto a quelli alla prima campagna abbonamenti per quanto riguarda la Lega Pro. Quest'anno poi c'è stata anche l'introduzione di più fasce, cosa che non c'era stata l'anno scorso durante la prima stagione, appunto con anche abbonamenti per i bambini, per le donne o per gli over 60. Quindi l'auspicio è quello che la città risponda ancora più presente, che si possa far registrare numeri importanti anche per diciamo una sorta di ringraziamento per il presidente Nicola Grico per quello che sta facendo comunque per questa città e soprattutto per la squadra. Fabio, io come sempre ti ringrazio, rinnovo l'appuntamento anche a te per la prossima settimana, perché ormai senza l'incontro del Reppino Calcio d'Estate non può andare in onda, quindi come sempre ti ringrazio, appuntamento alla prossima settimana, grazie mille. Grazie a te Tullio, un abbraccio, un saluto a tutti. Allora, abbiamo fatto anche il nostro punto in casa Cerignola, adesso arriva il momento di Mister Italo. Ido, ti faccio vedere solo una cosa e mi dai il tuo punto di vista, poi so che Maria Assunta ci traccerà anche un profilo umano di Mister Cudini, un po' più, diciamo così, della persona, oltre che del mister. Questa è la carriera, nato a Sant'Elpidio al Mare, in provincia di Fermo, il primo di settembre del 1973, maglie importanti da calciatore, San Benedettese, Torino, Ascoli, Salernitana, Genova, Avellino e Vicenza, tra le altre. Questa è la sua carriera di allenatore, parte dalla Juniores della San Benedettese, vince al primo anno da capo tecnico, se così vogliamo dire, con la San Giustese il campionato di eccellenza. Un anno al Notaresco in Serie D, dove arriva settimo, poi l'avventura più importante fino ad ora della sua breve carriera con il Campobasso. In tre anni arriva secondo nel campionato di Serie D, l'anno dopo lo vince e poi arriva tredicesimo al suo primo anno di Lega Pro. L'anno scorso un'avventura direi abbastanza travagliata con la Fidelis Andria, primo periodo dal 1 luglio al 1 novembre, quando viene esonerato dopo 7 punti in 11 partite, rientra il 7 marzo del 2023. Un ruolino poi neanche tanto male per una squadra che lotta per non retrocedere, perché fa 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ma fatale è l'ultima sconfitta, quella di Latina, con la Fidelis Andria che chiude ultima e quindi retrocede. Italo, come valuti, ti faccio la stessa domanda di Pino, la scelta di Cudini per la panchina del Foggia? Audio. Ok. Allora, Tullio, io prima di accennare questa cosa, la stessa cosa per la quale mi soffermerei sul discorso calciatori e poi arrivo a Cudini, cioè veloce la parentesi. I calciatori che non vogliono venire, diciamo, a Foggia, semplicemente è perché il progetto che si vede è un progetto che spaventa un po', perché non si vede un progetto, no? Quindi, allo stesso modo, come ha detto Pino, prima sono stati contattati altri allenatori che io penso si siano un po' messi in guardia, un po' sul chi va là, prima di accettare una destinazione come Foggia in questo momento. Cudini, che invece è un allenatore che si vuole far conoscere, perché vuole mettersi in gioco, perché non l'avrebbe dovuto accettare? Anche adattandosi a quello che la società ti dice. Perché Cudini magari è uno di quegli allenatori che all'inizio della sua carriera che vuole mettersi in mostra e che magari dice: qual è il materiale umano che mi dai? È questo? Io vengo a Foggia perché mi voglio mettere in mostra. Al di là delle richieste che magari Cudini gli farà. Ok? Quindi io questa scelta la vedo così. Quindi il giusto compromesso tra la società e la persona che in questo momento vuole mettersi in mostra e che non ti viene a chiedere Maria Monti. Come magari avrà chiesto pazienza, o che sicuramente con Baldini si sarebbe dovuto alzare di molto l'asticella. Facciamo un esempio, Italo, un po' come De Zerbi a Palermo e Benevento, per capirci. Bravissimo, certo, sì, De Zerbi al di là di sto venendo a Benevento, ultimo in classifica, eccetera, non mi interessa, io mi devo mettere in mostra, mi devo far conoscere, devo far vedere il mio calcio, quindi
la scelta di Houdini io la vedo lecita, giusta da parte sua. Da parte della società in questo momento è la scelta di un allenatore che viene e viene a lavorare con il materiale umano che tu gli dai. Quindi io dall'ultima conferenza stampa di Melillo e di Belviso e di io le idee ce le ho molto più chiare su quello che la società vuole fare, su quello che la società, qual è il progetto della società. Ti dico, non le è stato detto in modo chiaro, ma è tutto un po' più chiaro anche dalle scelte fatte, anche dei calciatori che ti rifiutano tra virgolette, ti dicono di no e vanno da altre parti. È tutto un po' più chiaro da questo mio punto di vista. Però, ripeto, tornando al calcio e a Houdini ha fatto benissimo. Non so se potrà fare bene o male, perché è un allenatore in crescita, un allenatore che sta facendo le sue esperienze, e da quello che vedi Campobasso, no? Arrivato a Campobasso, è arrivato secondo, poi ha vinto il campionato, il Lega Pro si è salvato, con la Fidelis Sandri ha avuto un po' di problemi, anche se il ruolino di marcia del suo secondo del ritorno, no? Nella fase primaverile non era per niente male. Io su Houdini non direi nulla ora, perché ne abbiamo avute di esperienze, di esempi, e di De Zerbi arrivato e già lo si prendeva a parolacce ancora prima di arrivare, e poi alla fine abbiamo visto cosa ha fatto, no? Sì, De Zerbi, diciamo che aveva un credito da calciatore che poteva spendere in maniera importante dal punto però, di vista però Tullio, tu lo sai io come la penso dal punto di vista del calciatore e dell'allenatore. Per me un certo, grande calciatore certo, non è detto certo. Che sia un grande allenatore e viceversa. Certo, vabbè, ci sono degli esempi, vedi Gullit, grandissimo calciatore, da tecnico non era chissà cosa, Mourinho mai fatto il calciatore ed è stato un grandissimo tecnico. Poi c'è chi come Guardiola riesce ad abbinare tutte e due le cose, questo è un altro discorso. Abbiamo detto, abbiamo fatto un po' l'excursus della carriera di Houdini, poi tra un po' vedremo qualche slide anche che ci ha preparato Italo sulla Fidelis Andria allenata da Houdini, anche per vedere un po' che tipo di idea di calcio ha. Poi dovremo concentrarci anche un po' su quella che è la Coppa Italia, la sfida a Catanzaro. Ma abbiamo detto, come riassunta, proviamo a tracciare anche un profilo dell'uomo Houdini con qualche notizia che ha reperito e trovato Maria Assunta per noi. Facci scoprire chi è Mirko Houdini. Ma poche cose. Mi aveva sorpreso l'uscita dal Campobasso, perché poi c'è stata una risoluzione in accordo con la società. Se voi ricordate era il 30 aprile, quindi annunciarono, vabbè non lo ricordate, io stessa sono andata a rileggerlo, annunciarono in una mega conferenza stampa che Houdini non avrebbe allenato il Campobasso nel campionato successivo. Poi per carità il Campobasso non riuscì ad iscriversi perché per una serie di problemi finanziari, mancato pagamento di imposte, qualcosa del genere, pagamento di tributi, e quindi le cose andarono comunque, cioè il Campobasso è ritornato in Serie D, ma questo all'epoca quando ci fu questa conferenza stampa nessuno poteva immaginarlo, forse sì, punto interrogativo. Fatto sta che lui disse, pur non avendo un'altra squadra, è un accordo con un'altra squadra, lui disse di volersi mettere alla prova, aveva bisogno di nuovi stimoli, perché in effetti è una persona ambiziosa, cioè è una persona che è tenace, ha sempre bisogno di nuovi stimoli. Per certi versi un po' mi ha ricordato, quando è arrivato Houdini, mi ha ricordato Gallo, anche se Gallo era più conosciuto, però in quel momento Gallo allenava fuori, quindi venire a Foggia per lui significava, anche in una situazione così difficile, ha significato, significa trovare nuovi stimoli. Vedremo poi quello che obiettivamente riuscirà a fare. Mi ha sorpreso il fatto che non ci sia stato un incontro con il presidente, quindi lui sicuramente si è, almeno fino alla conferenza, ma anche fino a ieri, perché mi pare che l'ha detto stampa gliel'abbia chiesto, e
ancora non ci sia stato un incontro con Canonico, ma lui ha parlato con Belviso e con Melillo, quindi, quindi per il momento evidentemente gli va anche bene così. Sarà un punto interrogativo, però non mettiamolo in discussione. No, subito. Esatto. Non mettiamolo in discussione da subito, perché è giovane, ha voglia di fare, sicuramente, cioè, ecco perché dico, mi ricorda un po' Gallo, cioè se lui riuscirà ad avere una rosa completa, altro punto interrogativo, forse riuscirà a dare gli stimoli giusti ai calciatori. Poi che il campionato sia un campionato di, l'ho già detto, di transizione, un campionato che servirà per mantenere la categoria, anche se nessuno l'ha detto, da come si stanno comportando è chiaro, cioè la risposta l'abbiamo avuta, certo. L'abbiamo avuta, la stiamo avendo. È chiaro. Quindi rendiamoci conto, allora lui per un campionato del genere secondo me va bene. Poi ho provato a dire la mia, ho detto chissà come l'avranno preso Cudini, lui stava ad Andria, cioè avete visto come lavora Canonico, no? Probabilmente un amico di un amico di un amico avrà detto guarda che questo è capace, è bravo, può dare gli stimoli giusti, si saranno sentiti, si adatta ma non avrà grandi pretese, ma ci esatto, sta, perché all'inizio tu devi fare la gavetta e quindi quindi adesso in una, siamo all'inizio in cui dobbiamo risparmiare, giusto. Dobbiamo ridimensionarci, questa è la parola magica, ridimensionamento. Allora in una situazione del genere Cudini è sicuramente la scelta più azzeccata. Quello che mi sorprende è il, e faccio la domanda di Italo perché tanto adesso andiamo sul lato tecnico, è la scelta del 4-3-3, ma non perché lui scelga il 4-3-3, va benissimo, il suo modulo adotterà quello. Lui mi ha sorpreso quando ha detto io ho so già che in rosa ho dei calciatori adatti a questo schema. Allora, la domanda mia, Italo, secondo te a chi stava pensando? Perché io non lo so se in rosa ci sono dei calciatori. A quale rosa stava pensando? A parte quale rosa, ma a quali... No, non facciamo i soliti. Ma dal punto di vista tecnico, quali calciatori del Foggia potrebbero adattarsi alla 4-3-3? Tra l'altro noi a questi ragazzi abbiamo visto fare di tutto. Erano partiti col 4-3-2-1, sono passati al 5-3-2, poi anche con Rossi ogni tanto si sono messi anche su quel modo. Quindi, secondo te, chi è il calciatore che più funzionale a questo modulo? No, non è chi è il calciatore, c'è una serie di calciatori che tu puoi posizionare il 4-3-3. La cosa positiva è che devi completarlo questo 11 e quindi vai a prendere altri calciatori che poi alla fine andranno bene nel 4-3-3. Ma se tu metti, per dire, Dalmason in porta, Rizzo e Garattoni faranno i due terzini, destro e sinistro. Ma questo non lo so, mi hai fatto la domanda su quello che rimaniamo al netto di quelli che ci sono ora. Va bene. Come c'è ora, Rizzo e Garattoni saranno i due terzini, Schenetti e Di Noia potrebbero fare le mezzali, ma Schenetti li potrebbe fare anche l'esterno a sinistra, come faceva nel 4-3-3, no? L'ala a sinistra che rientra, come faceva con la Virtus Entella, e peraltro ti può fare l'esterno a destra, l'ala destra che rientra. Beretta è la punta. Quindi diciamo che tu un tridente potresti già avere con Schenetti, Beretta e Peralta. Di noi è una mezzala. Se Schenetti non lo utilizzi là alla sinistra, lo utilizzi come mezzala, ti serve un'ala e ti serve un mediano, oltre che i due difensori centrali. Cioè, è chiaro, perché Papazov non penso possa essere il difensore centrale di un 4-3-3 titolare. Però ora se nella fase tu hai 5 persone, quindi 5 persone è facile inserirle in un 4-3-3, in un 4-4-2, in un 3-5-2, in un 3-4-3, capito? Mi riassunta. Ora la vai a completare. Facciamo una battuta così completiamo il quadro. Allora, Cudini ha un figlio, Niccolò Cudini, che ha 21 anni, che è un difensore centrale ed è stato appena acquistato dalla Pistoiese. Magari, chissà, se non l'avesse preso la Pistoiese avrebbe potuto chiedergli di venire a Foggia, allenato dal campo. Però può essere molto Cudini, promettente questo ragazzo. Può essere che mister Cudini è una di quelle persone giuste, corrette, che vuole che il figlio faccia lui il suo percorso, senza che ti devo indirizzare io, no? Persona limpida, trasparente, corretta e contro le sponsor,
lo vedremo, sponsorizzazioni. Vedremo tutto, è sicuramente una persona ambiziosa che ha voglia di fare, ecco, giusto. Questo è assodato, e quindi vedremo e lo giudicheremo. Cosa succederà? Però Tullio, io, Maria Assunta, io ti ho detto come potrebbero giocare adesso quelli che abbiamo in rosa, però se vediamo come giocava la Fidelis Andrea di Cudini, sì. Sono sì, un po'... E al contrario di quello che ti ho prospettato io, perché gioca con gli esterni, capito? Gioca con gli esterni che ti vanno a dare la profondità, e quindi per Alta e Scanetti, che invece vogliono la palla tra i piedi, sono gli opposti. Quindi, allora, vediamole subito, così poi diamo gli ultimi aggiornamenti in chiave TAR, perché è in corso, ancora in corso sì, l'udienza. Si inizia già ad avere qualche notizia su quando, sulle tempistiche della sentenza. Ripeteremo poi quelle che sono le notizie che vi ho dato a inizio trasmissione sulle trattative che hanno coinvolto il Foggia negli ultimi giorni, e poi se Francesco Panza di uscatanzaro.net non riuscisse a collegarsi perché stiamo avendo qualche problema tecnico, mi sostituirò io a lui, perché mi ha scritto quelle che sono le ultime novità in casa Catanzaro. Vi abbozzerò anche l'11 di mister Vivarini, anche qui avrò una domanda per mister Italo. Partiamo con la prima schermata. Allora, spiegaci un sì, po' come, sì, come gioca. Allora Tullio, intanto ci tengo a fare una piccola premessa, sì. Questa partita della Fidelis Andria è l'unica vittoria che ha fatto nelle 11 partite nella prima fase di Cudini. Quindi ho preso la partita dove la Fidelis Andria ha vinto, presumendo che potrebbe essere quella dove hanno creato qualche azione da gol. In più, no, per vedere, per avere un'indicazione, perché ho provato a vedere le prime partite, ma le prime partite mi sembravano molto di una squadra ancora in costruzione. Andrea in Messina, giusto? 3-0. Sì, esatto, bravissimo. Questa è Andrea Messina, 3-0, la partita vinta da mister Cudini, l'unica partita vinta prima dell'esonero. Qui vediamo esattamente una punta perno, l'ho chiamata così, un po' la punta boa, e mi sembra che mister Cudini piace molto che la punta venga quasi sempre incontro e funga da perno, funga da boa. Cosa succede? Si vedono chiaramente anche lì a ridosso della punta che ho cerchiato le due mezzali pronte a ricevere lo scarico dalla punta, e vediamo la profondità dell'esterno Candellori, che tra l'altro, se non ricordo male, mi darei confermato Tullio, è stato anche tra... Sì, sì, è uno degli obiettivi, è una delle richieste. E non mi meraviglierebbe questa cosa, perché proprio per tornare al discorso che al mister piacciono magari, vedi, gli esterni che ti vanno a dare la profondità dopo lo scarico della punta, potrebbe essere uno che ha già giocato con lui e sa cosa vuole il mister. Se andiamo nell'altra slide, questa qui invece è un cioè un movimento un po' sempre dalla punta che ti viene incontro, l'azione qui è laterale, la punta viene incontro, riceve la palla, qui Candellori cosa fa? Sa che deve andarsi a prendere la sponda della punta, quindi una volta che la punta viene incontro, o le mezzali o gli esterni attaccano, prendono gli spazi vuoti e si vanno a prendere lo scarico della punta. La punta è utilizzata molto come boa, ecco perché qui ti dico che probabilmente Beretta potrebbe essere quello che vuole il mister, potrebbe, certo. Se sta bene, se torna in forma, eccetera eccetera, per rafforzare il discorso della profondità degli esterni e aggiungere anche la profondità della mezzala. Vediamo qui, punta, viene incontro, fa la boa, scarica la palla per, in questo caso era Arrigoni, quindi il mediano della Fidelis Andria. Candellori, che vediamo quello lì largo a sinistra, in alto, pronto a dare la profondità, e anche la mezzala pronta a scattare centralmente e andarsi a prendere la palla alle spalle della difesa. Quindi cosa vediamo qui? Vediamo una squadra dove uno dei riferimenti principali è la punta, e che gioca di spalle alla porta. Mi aspetto quindi che sia una squadra che giochi abbastanza in verticale. Allo stesso tempo, diciamo, una squadra che lavora su questi due concetti, che una volta che la punta ti viene incontro e ti lascia tutto lo spazio alle spalle, no? Con lo spazio lì lo vanno a aggredire gli esterni o le mezzali. Questo è uno diciamo, questo è quello che si fa col 4-3-3. Un altro modo di interpretazione del 4-3-3 è quello un po' di giocare con gli esterni a piedi invertiti, e la profondità non te la danno loro. Lì giochi con i terzini altissimi, oppure le mezzali si vanno a prendere lo spazio lasciato dagli esterni che vengono a giocarsi dentro, no? Ma vediamo che mister Cudini, almeno da quello visto con la Fidelis Andria,
piacciono gli esterni, le mezzali che ti vanno a aggredire e attaccare la profondità dopo lo scarico della punta, quindi riferimento punta. Maria Assunta, hai tu qualche curiosità per Italo, altrimenti vado io? No, no, quello che dovevo chiedergli glielo chiesto, insomma, ha risposto. Aspettiamo di vederlo, ma secondo me già avremo delle indicazioni contro il Catanzaro. Non mi sorprenderebbe vedere Schenetti continuare a giocare nel ruolo di mezzala. Questo nel ruolo di mezzala. Sì. Ma allora, andiamo in caso... Vai, Maria Assunta, vai. Ti aspetti Beretta? Contro il Catanzaro, sì. Beretta che dovrebbe assumere questo ruolo. Ma penso di sì, cioè se lui mi parla e mi dice che ha nella squadra che ha a disposizione ha delle persone adatte per il suo 4-3-3, mi aspetto che non vedo qualcun altro lì che può fare questo in quelli che ha a disposizione, a meno che non ci sono delle persone, Tullio, che sono in procinto di firmare di firmare il contratto e noi non sappiamo chi sono. Questo non possiamo saperlo, ma questo è un po' il discorso, ragazzi, che facevamo prima, cioè anche per una questione di opportunità, anche per una questione di ruffianeria, ok? Mi annunci il tecnico, mi dici che tu per correttezza, e ci sta anche in linea teorica, tu per correttezza non hai voluto annunciare nessun giocatore prima del tecnico, tu dopo che mi annunci il tecnico, il giorno se realmente dopo... hai fatto un lavoro precedente, uno, me lo annunci, due, anche che fosse Marino, classe 2001 della Lazio, che tutti sapevamo che poteva essere un giocatore richiesto da Cudini, visto che l'ha avuto l'anno scorso all'Andria, anche per una questione di opportunità me lo ufficializzi. Siamo arrivati al 2 agosto, è passata esattamente una settimana dalla conferenza stampa di Cudini e il Foggia ad oggi, ad ora 16:32 del 2 agosto, non ha ancora ufficializzato un nuovo calciatore. Fino ad ora abbiamo avuto due comunicati stampa, le cessioni di Peterman e l'altro mi sfugge comunque, di Pasquale all'Arezzo. Questi sono stati i due comunicati stampa fino ad ora, quindi anche per una questione di opportunità. Iniziano a trapelare le prime voci dal TAR, stupisce come la FIGC stia perorando la causa dell'Ecco, di come il Lecco sia stato impossibilitato a produrre la documentazione necessaria nei tempi utili. Ricorderete il discorso PEC inviata dal Lecco in cui si chiedeva lo spostamento del termine perentorio del 20 giugno visto lo slittamento dei playoff, la famosa PEC alla quale la federazione non ha risposto, perché siamo arrivati anche a questo nel calcio italiano. E comunque è in corso di svolgimento l'udienza, la sentenza dovrebbe, da quelle che sono, perché si sta prolungando ed era anche abbastanza prevedibile, dovrebbe uscire nella tarda serata di oggi. No. Proviamo a dare qualche altra, a ricapitolare anche un po' quelle che sono state le notizie di mercato degli ultimi giorni. Sant'Aniello probabilmente andrà alla Casertana neopromossa, così come la Casertana ha messo nel mirino tre calciatori del Foggia: Rizzo, Vacca e Ogier. Vacca e Ogier in uscita, non convocati, così come Nobile e Butai per il ritiro, e come abbiamo detto proprio Rizzo. La Ternana, alcuni giocatori delle Fiere erano finite nel mirino del Foggia. La Ternana nei prossimi giorni non farà uscire nessuno perché Lucarelli ha problemi numerici di organico. Fella, altro obiettivo di mercato del Foggia, ieri ha firmato per il Latina, quindi ha scelto l'opzione laziale, dovrebbe firmare nelle prossime ore, dovrebbe essere un altro degli innesti del Foggia, il centrale di difesa di proprietà del Palermo, nell'ultima stagione una ventina di presenze alla Gelbison, Marong, ripeto, calciatore di proprietà del Palermo. Queste sono le ultime notizie in casa Foggia. Si stanno sondando tanti profili di calciatori della primavera e poi eventualmente si virerà su calciatori di maggiore esperienza. Andiamo a vedere anche quello che si prospetta in casa Catanzaro e poi andiamo in chiusura. Vi ho detto, Pietro Iemmello non sarà della partita perché ha avuto un infortunio alla caviglia, quindi non farà parte della gara in programma sabato alle 18 allo stadio di Vibo Valentia, turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, quindi non ci sarà Pietro Iemmello.
Ovviamente, come ci specifica Francesco Panza di uscatanzaro.net, è un 11 molto ipotetico, perché anche il Catanzaro è in fase di ritiro, quindi ha provato ad abbozzare un 4-4-2, caro Italo, perché Vivarini ha cambiato modulo, non giocherà con il 3-5-2 quest'anno, sta improntando il ritiro sul 4-4-2, 4-4-2 che dovrebbe prevedere Fulignati in porta, Scidum, Brighenti, Krastev e Scognamillo in difesa, centrocampo con Brignola a destra e Van de Putte a sinistra, due esterni niente male, direi abbastanza offensivi, Brignola a destra e Van de Putte a sinistra, interni di centrocampo Dion e Pontisso e coppia d'attacco che dovrebbe essere formata da Sunas e l'altro ex di turno Alessio Curcio. Quindi questa dovrebbe essere l'11 che andrà ad affrontare il Foggia sabato. Ultime notizie in casa Catanzaro, chiedo a te proprio sul cambio di modulo, caro Italo, una curiosità, secondo te dettata dal cambio di categoria, cioè il 4-4-2 per una neopromossa può dare un magari maggior quadratura rispetto al 3-5-2, che secondo te cosa può aver portato Vivarini a questo cambio di modulo? Ma senti Tullio, vedendo quegli interpreti che poi lo vanno ad affrontare questo modulo, mi sembra che diventi molto più offensivo. Un 4-2-4 quindi, quasi. Bravo, esatto, quindi il 3-5-2 in teoria è più difensivo. È vero che dipende sempre tutto come lo interpreti e chi sono gli interpreti, però calcola che hai Van de Putte che comunque ti, se non erro, correggimi, puoi correggermi, faceva il quinto. Faceva l'esterno, quindi abituato a fare tutta fascia, di conseguenza immagino che vada a dare manforte e aiuto al terzino. Allo stesso tempo Brignola dall'altra parte invece un po' più un attaccante, quindi Valletti va un po' più a spingere come attaccante, quindi un po' come lo interpreti, in ogni modo se vai a spingere di più da un lato, l'altro lato ti deve stare un po' più dietro, altrimenti non è più equilibrio. Quindi io penso che lui abbia fatto questa constatazione: mi serve una squadra che, visti gli interpreti che abbiamo, che sia offensiva e spinga, ma allo stesso tempo ho bisogno di una squadra che mi dia equilibrio. Quindi il modulo 4-4-2 è un modulo equilibrato, ma sicuramente un po' più offensivo del 3-5-2. Però ok, con il latino ha stentato il Catanzaro. Quindi... Ma in fase, questo è calcio d'agosto, Maria Assunta. Meno male, speriamo sarà calcio d'agosto. Ma è calcio d'agosto anche per noi, quindi. Ad agosto è difficile. Sentite, ho un altro dubbio. Un altro dubbio, datemi la risposta perché magari i tifosi lo vogliono sapere. I calciatori che sono usciti dal progetto Foggia sono usciti dal progetto per volontà della società oppure perché sono stati loro a chiedere di uscire? Beh, questa è una bella domanda. Prova a sentire la risposta. Secondo te perché sono usciti dal progetto? Andiamo per ipotesi, perché alla fine cosa succede nelle segrete stanze diventa complicato. Però Cudini ha dato una risposta ieri, una mezza risposta, ha detto quando gliel'hanno fatto le valutazioni, gli altri fuori dal progetto hanno detto deciso assieme, quindi quasi farebbe pensare che sia stata la società a deciderlo. Ma Maria Assunta, io penso che in questi casi qui il calciatore vuole provare qualcos'altro, vedi anche quello un po' che è successo, secondo me sono due cose diverse. Secondo me Di Pasquale è un po' più una scelta ambientale. No, io parlo di quei cinque che non si sono presentati. Okay. Cioè, Bacca, cosa vuole provare? Me lo spiegate. Bacca, cosa vuole provare arrivati a questo punto? Che mi ha detto che aveva la maglia del Foggia attaccata sulla pelle. Maria Assunta, il problema è credere a quello che dicono i calciatori quando arrivano in una società. Io non ci credo, è tutto il mondo esterno che qui ci crede. Quindi attenzione. Quindi semplicemente i calciatori, quello è il loro lavoro. Quindi dal momento in cui la situazione nella quale loro ci sono, non gli piace, non piace più, non gli va bene perché non sto bene con qualcuno, economicamente, contrattualmente, giro tacchi e me ne vado, sto finito. Diciamo che sono quattro situazioni che sono maturate nel corso della stagione. Esatto. Tutte e quattro. Nobile, lo sappiamo bene, non è stato più tenuto in considerazione dal momento in cui a gennaio ha chiesto di andare via. Vutai a gennaio è stato mandato via di corsa quasi gratis al Novara pur di toglierlo dal contesto spogliatoio. Auger è stato reintegrato e rimesso al centro del progetto solo ed esclusivamente per la grandissima intelligenza di Delio Rosso di sfruttare tutte le risorse umane in suo possesso e veramente raschiare il fondo del barile.
Vacca lo sappiamo bene, non voglio fare l'avvocato difensore di un giocatore di cui sono follemente innamorato, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista caratteriale, per l'impegno che dà in campo. Quindi però sappiamo bene che Vacca in modo di è bello, noi qui ce lo diciamo, non abbiamo problemi. No, dal punto di vista tecnico non ho nulla da eccepire, certo, caratteriale, non del Vacca visto adesso, è dal punto di vista caratteriale, certo, ma Vacca ha quel tipo di indole, si esalta in un contesto in cui riesce a fare, prova ad essere il più edulcorato possibile, riesce a fare il capopopolo in qualche modo. Quando viene esautorato di questo ruolo, magari non riesce, snaturato, no? In qualche quindi modo. Quindi preferisce togliere il disturbo, perché un Vacca tenuto contro la sua volontà può essere veramente una bomba ad orologeria, esatto. Molto controproducente, quindi può essere anche stata una scelta intelligente da parte sua, e ripeto, prova a non fare l'avvocato difensore di Vacca, ma credo che in questo momento non sia il contesto adatto in cui un giocatore come Vacca possa esprimersi. E comunque sono quattro situazioni che si sono evolute in corso d'opera. Ripeto, quella mal gestita, secondo me, già da ora è quella di Frigerio. Ricordiamo, anche in chiave mercato, sei stata puntualissima tu, ma riassunta, Frigerio a scadenza 30 giugno 2024, mentre Carattoni a scadenza 30 giugno 2025, quindi per assurdo si potrebbe più monetizzare dalla cessione di Carattoni piuttosto che dalla cessione di Frigerio. Questo per chiarezza di informazioni, perché sappiamo bene come funziona il mercato. C'è anche Rizzo che è in scadenza, sono tutti in scadenza, i 2025 Beretta, sono Beretta, Vacca, Garattoni, quelli sono in scadenza per 2025, alta, tutti... sono tutti 2024, quindi sì, esatto. È naturale che anche Beretta il contratto mi pare il 25, 25, sì, Beretta 25. Allora, siamo in chiusura, non arrivano notizie dal TAR, ricordiamo Regina e Lecco. Fate attenzione soprattutto alle tempistiche, perché il Foggia, ripetiamo, chiederà l'accorpamento di tutte le date dei ricorsi al TAR, così da poter far partire i campionati in tempo. Qualora il TAR accogliesse questa istanza del Foggia, sarebbe un ottimo segnale sotto questo punto di vista, perché per quanto uno può cullare speranze, nel momento in cui partono i campionati e magari si ripescano squadre, diventa assai complicato poi tornare indietro, perché stiamo vedendo, queste sono notizie che giungono dal TAR, una levata di scudi della FIGC in favore del Lecco. Sicuramente è più drammatica la situazione della Regina, anche se è assurdo, lì un tribunale ha dilazionato i termini del pagamento delle tasse, invece la FIGC non ne tiene conto. Però siamo veramente al teatro del paradosso in questa stagione. Ci riaggiorneremo settimana prossima. Io come sempre ringrazio per la sua preziosissima presenza Maria Assunta Scelsi, grazie come sempre. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Oggi Italo, in questa settimana, tra lavori, lavoro suo, lavoro della moglie, oggi veramente provato, però ha avuto il tempo di preparare le grafiche per Calcio d'Estate, quindi come sempre ti ringrazio di cuore. Grazie a voi, ci vediamo settimana prossima, sperando di avere notizie. sperando di ufficializzare il primo acquisto alla metà di agosto. Dovremo commentare Foggia Catanzaro, attenzione. Vabbè, speriamo di ipotizzare un 11 settimana prossima. Io di poter schierare 11 calciatori. Esatto. Grazie a voi che come sempre avete avuto la bontà di seguirci. Ci aggiorniamo alla prossima settimana. Sigla.